quindi il turno delle 250, in cui sono in lizza 10 centauri, in rappresentanza delle due marche italiane che si contendono il primato in questa categoria. L'avvio è fulmineo ed entusiasmante. Venturi e Dubiali balzano al comando, talonati da Mandolini, Montanari, Marelli e Colombo. Ma ben presto la corsa assume una fisonomia ben definita. Testa rombante carosello passano infatti le tre MV di Ubiali, Venturi e Colombo, che imprimono alla gara un ritmo sostenutissimo per sfiancare gli antagonisti. Il volonteroso e tenace Colombo non riesce a tenere la ruota dei due compagni di scuderia, che infilano tornate a quasi 125 di media, e nel finale, ha tardato Venturi da un banale incidente, è ancora Ubiali a sfrecciare per primo sotto lo striscione d'arrivo, dando alla casa di Cascina Costa la gioia di una seconda luminosa affermazione che comprova la perfezione tecnica raggiunta da questi mirabili cavalli d'acciaio. Vivamente compiaciuto anche il presidente della Federazione Motociclistica, Emanuele Bianchi, che si accinge a gustare il piatto forte della giornata.